Sì, Presidente, grazie. Noi appoggiamo in pieno questa proposta perché riteniamo anche noi che andrebbe a creare delle economie in una spesa sanitaria attualmente vigente, andrebbe ad ottimizzare il sistema e anche probabilmente a velocizzare anche la presa in carico di pazienti. Voglio ricordare a tutti che mentre noi ragioniamo di questo importante tema abbiamo elenchi nei centri accreditati di bambini autistici, disabili, che hanno bisogno di terapie e che aspettano da anni. Questa è una cosa che è arrivata anche in televisione qualche giorno fa. Quindi è un tema, questo è un tema importante e non ho capito le risposte, insomma, ostative a questa proposta quali siano da parte della Giunta, anche dall'assessore. Vorrei un attimo comprendere del perché, insomma, bocciare una proposta del genere, perché non ha sostenibilità o meno una proposta del genere. Grazie.